Un saluto affettuosissimo a tutti e un abbraccio sincero. Dopo la Pasqua. Il Vangelo di oggi è molto famoso. Parla dei due discepoli di Emmaus. Leggiamolo. Il Vangelo è quello di Luca, capitolo 24, versetti 13-35. Ed ecco, in quello stesso giorno erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversarono tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò loro: che cosa? Gli risposero: ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. Vediamo di dire qualche parola per capire meglio questo brano. I due discepoli di Emmaus erano stati seguaci del Signore, avevano partecipato alla sua morte e indirettamente alla sua risurrezione, ma stranamente non avevano capito nulla. E allora
da Gerusalemme ritornano ad Emmaus sconsolati. Perché? Perché? Perché loro avevano del Cristo una idea errata. Per poter credere in Dio, noi dobbiamo avere di Dio un'immagine veritiera, non falsata. E i due discepoli di Emmaus pensavano che il Cristo avrebbe dovuto liberare il popolo dal dominio dei romani, quindi un messia re, un messia conquistatore, nulla di più errato. E dicevo che per tutta la vita noi non facciamo altro che rimettere a posto l'idea giusta del Cristo. Se abbiamo un'idea distorta, non procediamo nella fede. Facciamo un esempio. Se qualcuno ha avuto un padre tirannico, duro, poco aperto, poco comprensivo, automaticamente crede ad un Dio un po' simile al padre, quando invece è completamente diverso. Quindi maturare le giuste immagini del Signore. Ma, ed è una cosa straripante, quando noi cerchiamo la verità, quando noi vogliamo capire il problema, la verità ci viene incontro ed ecco Gesù si accompagna loro e chiede: ma come? Solo tu non sai quello che è accaduto a Gerusalemme? E Gesù un tantino tira loro le orecchie, tardi e stolti. Perché non avete approfondito bene le scritture? Noi con la nostra fede va di pari passo con l'acquisizione profonda della parola di Dio. Tutte le scritture dell'Antico Testamento indirettamente parlano di Cristo. Io mi ricordo di aver letto in un testo la storia di un rabbino di Roma, il quale si documenta sulla presenza di Cristo nell'Antico Testamento, tanto che scoprono che l'Antico Testamento parlava proprio di Cristo, e fu tanta la sua gioia e il suo smarrimento iniziale che il rabbino si convertì al cristianesimo. Quindi ricordiamoci che se la nostra fede dovrà diventare più solida, dobbiamo essere esperti un po' nello studio delle scritture. Dobbiamo trovare chi ci evangelizza bene, perché l'ignoranza delle scritture diventa ignoranza della fede, e la fede è fondamentale per beneficiare del Cristo risorto. È fondamentale, perché una fede matura si apre quasi automaticamente alla visione interiore beatifica di Dio. Quindi ricordiamoci che anche noi siamo un po' i discepoli di Emmaus. Dopo 2000 anni di cristianesimo, non ancora capiamo chi è il Cristo. Alcuni dubitano che Cristo sia Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, motivo per cui i dubbi di fede, la paura di credere, li allontana, e allora restano soli con la loro etica, con le loro convinzioni sbagliate, e non succede nulla di importante. Perché è importante la fede, una fede forte, matura? Perché nella fede noi spalanchiamo tutte le porte a Cristo, e il Cristo ci guida e ci conduce con sé in paradiso. Arrivederci.